stamattina giù al parco, sai sì, parlava di quando ci si allenava nel fango e il mondo lo si scopriva giocando. Ricordi il tipo che parlava poco? Ciao a tutti dal vostro Ludoce. Oggi andremo a trattare l'ultimo match che ha avuto luogo ieri, Inghilterra contro Norvegia. Norvegia, il primo quarto di finale che ha visto l'Inghilterra battere per ben 3-0 la Norvegia. Beh, diciamo innanzitutto che la partita è stata condizionata fortemente da due fattori: la stanchezza della Norvegia che si è ripercossa insomma durante tutta la partita, stanchezza secondo me deriva anche dalla partita contro l'Australia, che sarà molto dispendiosa in quanto a energia fisica e forse anche mentale, e poi dal fatto che c'è stato il primo gol avvenuto mi sembra al secondo o terzo minuto di gioco. Quindi diciamo la verità, la partita è già stata condizionata, influenzata nettamente nei primi minuti di gioco. Poi il 2-0 secondo me ha tagliato proprio definitivamente le gambe alla Norvegia, che quindi diciamo che alla fine ha potuto poco, secondo me, anche perché l'Inghilterra qualitativamente era nettamente superiore. C'era anche David Beckham allo stadio insieme appunto alla figlia, tanto per fare una panoramica della situazione. Lucy Bronze strepitosa, cioè prima inizia la partita, dopo 2-3 minuti subito va a segno con una praticamente una galoppata, una cavalcata sulla fascia destra, palla in mezzo, ma dopo aver superato anche il terzino della Norvegia, palla in mezzo e poi la mette dentro Jill Scott su un errore, su un liscio ovviamente non voluto da parte di Ellen White. Però un liscio che poi ha portato Jill Scott, che sarà bravissima perché è stata molto repentina a calciare la palla all'angolo destro del portiere norvegese. Altra occasione poi per Nikita Paris qualche minuto dopo, che dribbla molto bene, se la porta sul sinistro, però palla troppo alta, troppo sbilenca. Poi arriva anche il palo di Ellen White, che va vicino dunque al suo quinto gol del mondiale, palla però che va clamorosamente sul palo, da una buonissima situazione favorevole insomma all'Inghilterra. Il gol di Ellen White verrà soltanto rimandato perché poco dopo un assist perfetto di Nikita Paris, bravissima Ellen White a non finire fuori gioco, mette a segno il gol più semplice di tutti a porta vuota, 2-0 per l'Inghilterra, che a questo punto secondo me aveva già chiuso la partita. La Norvegia ci ha provato, ha avuto anche un'occasione con Karen Jensen, però diciamo un po' lenta, l'ho vista molto stanca sinceramente, affaticata. Il 3-0 di Lucy Bronze da fuori area con tiro potentissimo, ovviamente secondo me il gol più bello del mondiale, perché per come parte la palla, per la potenza che gli ha dato, il tiro non era angolato, però ragazzi era di una potenza clamorosa e sfido tanti portieri a parare un tiro del genere sinceramente, che poi ha assomigliato molto al gol che ha fatto contro la Norvegia stessa 4 anni fa. Quindi diciamo che c'era un po' contro la Norvegia Lucy Bronze, che io ve l'avevo detto, l'avevo messa anche nel team, ragazzi, terzino destro, io non per dire ve l'avevo detto, però insomma ve l'avevo detto. Poi diciamo dal 3-0 si scatena un po' la Norvegia, nel senso che forse l'Inghilterra abbassa il ritmo, e quando cala il ritmo dell'Inghilterra cala la stessa Inghilterra in maniera esponenziale a parer mio. Non è la prima volta, abbiamo visto anche contro il Camerun sul 2-0, poi l'Inghilterra va chiuso il gioco mi sembra con Greenwood, una Greenwood che peraltro oggi non gioca perché c'era Stokes, però diciamo cambia poco, a me piace più Greenwood come tatticamente, come gioco, però alla fin fine ci sta anche l'utilizzo di un altro terzino sinistro assolutamente. Woodland poteva recuperare un pallone su un passaggio, un retropassaggio di Mini Bright, con Barnsley che va un po' vuoto, colpisce lievemente, però colpisce il piede o la gamba, ora non ricordo bene, di Utland, l'attaccante neoentrata appunto della Norvegia, subentrata della Norvegia, e poteva buttarsi perché lì da un rigore l'aveva toccata, rigore netto per l'entità più o meno, però lì la tocca, la supera Utland, quindi la tocca, se fosse caduta sarebbe stato calcio di rigore a tutti i costi nettamente. Però così non è stato. Poi c'è stato un salvataggio sulla linea proprio in quella stessa azione, sul tiro appunto di Utland, da posizione molto defilata, e salvataggio sulla linea di Steph Hughton. Però forse voglio essere un po' antisportivo, ecco, perché in questo caso forse avrebbe fatto meglio a buttarsi. Certo, non è intrinseco del calcio femminile questa cosa, però secondo me a volte ci sta anche un po' fare la furbetta, d'hanno procurato, quello è calcio rigore nettamente, però vabbè, forse dal punto di vista sportivo, anzi tolgo da un punto di vista sportivo, è giusto così, dai, è giusto così, quindi glielo posso anche lasciare concedere questa cosa ovviamente. Ci riprova ancora diciamo la Norvegia più volte, però non riesce più a segnare, o meglio non riesce proprio a
mettendo in difficoltà Barnsley, a parte un'altra volta con Erlovsen, ma buona parata di Barnsley che è sempre molto attenta in questa partita più o meno, a parte qualche disattenzione nel primo tempo, però alla fine secondo me ha giocato molto bene. E poi alla fine arriva anche il rigore per Nikita Paris, che però lo sbaglia come ha fatto contro l'Argentina. Quindi la prossima volta che tira il calcio di rigore Nikita Paris, o lo fanno tirare e nessuno guarda e pregano, o tira un'altra. Io penso che l'Inghilterra non ha problemi a trovare calciatrici che tirano calcio di rigore, rigoriste. Quindi 3-0 secondo me netto, cioè netto no, però 3-0 comunque, sai, sono, sapete, sono un po' le partite dove una domina, poi a un certo punto c'è un calo e l'altra squadra avanza. Abbiamo visto ad esempio Norvegia-Nigeria, quando Nigeria secondo me un gol avrebbe meritato la seconda partita del mondiale, se non sbaglio, o la terza, non ricordo, anzi la terza, sì. Però a parer mio l'Inghilterra dimostra veramente che quando in grana è probabilmente la squadra più forte del mondiale, più degli Stati Uniti, sì, perché gli Stati Uniti innanzitutto molte volte sono superficiali, quindi questa è una cosa che loro dovrebbero evitare, ma probabilmente è proprio una cosa intrinseca in loro e non riescono a togliersela. E ora vedremo Inghilterra o Stati Uniti o Inghilterra-Francia, dipende dalla partita di stasera, Francia-Stati Uniti, che rappresenterà il secondo quarto di finale e probabilmente la finale anticipata. Però ripeto, se l'Inghilterra mantiene un determinato ritmo di gioco, per me vincerà anche il mondiale. Se lo mantiene. Il problema è che difficilmente lo può mantenere, perché è chiaro, 90 minuti di giocare ad altissimo ritmo, normale. E quel calo di ritmo, secondo me, può, squadre comunque esperte come Stati Uniti e Francia possono comunque sia avere un po' più la meglio su quel calo del ritmo che c'è. E comunque anche in fase iniziale l'Inghilterra mostrerà un po' di lagune. Certo, la Norvegia davanti è forte, cioè anche senza Ada Hegerberg è forte. Però per mio, contro la Francia, contro gli Stati Uniti non ti va bene così come ti andrà bene contro la Norvegia, che era molto più affaticata. È chiaro che Francia e Stati Uniti, secondo me, sarà una partita molto dispendiosa da entrambe le parti. E forse l'Inghilterra ha fatto bene a chiuderla entro i due tempi regolamentari. Però è chiaro anche che quando ti trovi di fronte una squadra che gioca in casa, o comunque una campione, cioè le campionesse del mondo, a quel punto diventa molto difficile riuscire a portarti a casa il risultato. Perché poi non è che parliamo della, che ne so, della Turchia, tutto rispetto, di una squadra africana. Parlano della Francia o parlano degli Stati Uniti, che in calcio femminile la Francia non tanto, cioè più gli Stati Uniti, però la Francia negli ultimi anni ha fatto passi da gigante e una, se non sbaglio, delle prime 5 del ranking, quindi significa qualcosa. A premio ne vedremo delle belle, spero che non sia molto scontato che passino gli Stati Uniti, però io tifo Stati Uniti per un semplice fatto, perché vi spiego subito, così chiudo così. Perché devono vincere gli Stati Uniti? Per una questione appunto di Olimpiadi di Tokyo 2020, di quest'altro anno. Soltanto tre squadre europee passeranno, cioè andranno in quel delle Olimpiadi. Quindi è importantissimo, innanzitutto l'Italia batte l'Olanda, così arriva comunque in semifinale. E poi che succede? Gli Stati Uniti devono battere la Francia, perché se noi arriviamo in semifinale e troviamo soltanto tre squadre europee su due squadre europee più l'Italia, appunto, quindi tre più gli Stati Uniti, a quel punto, anche se dovessimo perdere la semifinale, andremo comunque sia di conseguenza alle Olimpiadi, quindi è fondamentale comunque per l'Italia vincere contro l'Olanda. Domani mattina vi tratterò anche Francia-Stati Uniti, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale, mi raccomando, e ovviamente sempre forza azzurre. Ciao a tutti amici!